vita. Oggi esco con Clara. Lei è buona, ha una quarta abbondante e lo culo a mandolino. Quindi mi butto in doccia, resto, mi metto 3 litri di profumo. E mi faccio una sessione d'autostima personale. Quindi mi lavo le mani, metto ancora un po' di profumo, la giacca, le chiavi, ci ripenso, do un bagno e mi faccio un'altra sessione d'autostima. E non si sa mai con me. Quindi mi ributto in doccia, mi lavo i denti col colluttorio, mi rivesto, mi ributto il profumo e finalmente esco. Mentre guido, mi ripeto il mantra. Lei è buona, ha una quarta abbondante e nuculo a mandolino. Quindi puoi sopportare qualsiasi cosa. Di nuovo. Lei è buona, ha una quarta abbondante e nuculo a mandolino. Quindi puoi sopportare qualsiasi cosa. Super top, hashtag adoro, guarda dove siamo, fantastico. Siamo o non siamo la nuova wave under? Cazzo, non intendevo fino a sto punto. Lei ha sempre gli occhi sul telefono e parliamo solo quando fa le storie. Il che non è che mi dispiace assai. Mi imbarazza più che altro. Andre, dillo, su, provaci. Scusco. Va bene? Beh, amore, di più. Cazzo, mi tocca fare per una chiavata con me. Oh, non che mi lamenti, È che mi dispiace per quelli che sono a casa, che vedono la storia di quella che gli piace e che è a cena con un altro. Cazzo, ce la rovini. Dopo 15 storie, 32 euro per due spin, finalmente ci alziamo per andare in macchina a farmi fare una pom, se Dio vuole. Ma lei si gira e se ne esce dicendo: ti va di andare a farci un zappo in Brera? Faccio due conti tra me e me e penso a quanto si stava bene quando anch'io mi accontentavo di immaginarmela solo tramite le storie di Instagram. Così le rispondo: ma scherzi, my love Giappos, poi in Brera. Quando tira la minchia c'è poco da fare con me. Il cameriere mi riconosce, mi stringe la mano per farmi complimenti e mi dà la comanda. Ma una strana scritta mi imbalza all'occhio: non facciamo all you can eat. Io la guardo, lei mi guarda. In un attimo capisco che questa non è una tipa da all you can eat e che questa volta, se voglio il forziere dei tesori, devo rinunciare ai soldi vinti al fantacalcio. Scusa, vado un attimo in bagno, arrivo subito. In successione penso di scappare dal ristorante, fingere la morte di una zia a caso. È la terza volta che la fa morire. Oppure farmi una pugnetta. Ma proprio in quel momento esce un tizio dal bagno a fianco, che sbatte la porta e corre in sala senza lavarsi le mani. Era il cameriere. Quando torna al tavolo però è troppo tardi. Lei ha già ordinato del vino. Mi avvicino sperando sia la solita anonima malvasia da donna. Cammino lentamente, respiro e penso per quale cazzo di motivo sono andato al cesso che manco dovevo pisciare. Mi siedo, guardo il vino, è un Cartiz millesimato. Lei mi guarda e mi dice: l'ho ordinato apposta per te, io nemmeno bevo, mi sono permessa anche di ordinare. Mentre lei mi parla porto il vino alla bocca e rifletto sul fatto che l'unico modo per uscire da quel ristorante senza pagare sia confidarle che il cameriere è un lordo indescrivibile. Hai presente il cameriere di prima? Quale? Quello che quando siamo arrivati mi ha abbracciato, mi ha fatto i complimenti. Gianni, ma quello è mio fratello. Perfetto, sono fottuto. E a peggiorare la situazione arriva allora. Ma raga, questi sono gli uramaki che avete ordinato, li ho fatti per voi con le mie mani. Dei cazzo di uramaki, guarda caso sono proprio alla Nutella. Lei però, come se niente fosse, ne prende subito uno in mano. Lo guarda, mi sorride e portandomela alla bocca dice: prima tu l'ha fatta apposta per te. Calma André, concentrati, chiudi gli occhi e ripeti il mantra: lei è buona, ha una quarta abbondante e nuculo a mandolino, quindi puoi sopportare qualsiasi cosa. E mo sorridi e vattela a ficcare. Vabbè.